Allora, buonasera a tutti, io sono Angelo Marotta del blog www.occhinellanotte.it e vi do il benvenuto a una nuova puntata di Occhi nella Notte. Allora, innanzitutto vi scuso con tutti gli ascoltatori che non sono regolari con tutte le puntate, purtroppo il tempo a mia disposizione è molto poco, cercherò almeno l'anno nuovo, vi ho promesso nei video precedenti di essere più stabile le puntate. Allora, oggi abbiamo, e siccome anche qualcuno me l'aveva richiesto, abbiamo una persona che diciamo, è esperta sul caso Pacciani. Allora, noi tramite telefono abbiamo Vilma Ciocci, criminologa, sociologa, studiosa del fenomeno mafioso, la quale ha scritto anche un libro. Il libro si chiama Flop criminologico, il caso di Pietro Pacciani, appunto. Quindi, innanzitutto, do il benvenuto a Vilma Ciocci. Buonasera, Vilma. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Ecco, tutti sanno che le telefonate che facciamo durante le interviste sono fatte in un altro giorno, quindi adesso è mattina, è sabato mattina, però voi le ascolterete in un'istera, quindi comunque buonasera a tutti. Allora Vilma, io so che tu hai tanto a parlare perché anche nelle precedenti telefonate che abbiamo fatto hai un sacco di cose a dire e sei una macchinetta, quindi io lascerei la parola direttamente a te. È ovvio che già dal titolo del libro si evince che per te Pacciani in questo contesto c'entri ben poco, giusto? Sì, sicuramente c'entra ben poco. Ecco, io volevo appunto partire proprio sulla denominazione che è stata utilizzata appunto dai media italiani del mostro di Firenze per riferirsi appunto all'autore o agli autori di una serie di 8-12 omicidi avvenuti tra il 1968 e il 1985 nella provincia di Firenze. Sì. L'inchiesta avviata dalla Procura di Firenze ha portato alla condanna in via definitiva di due uomini identificati come autori materiali di almeno 4 duplici omicidi, i cosiddetti compagni di merende, Mario Vanni e Giancarlo Lotti, mentre un terzo, Pietro Pacciani, condannato in primo grado a più ergastoli per 7 duplici omicidi e successivamente assolto in appello, è morto prima di essere sottoposto a un processo. Appunto, e sappiamo che lui è morto da innocente, quindi ci tengo a ribadire Certo. questo Sì, no, per concetto. molti, molti dicono, però doveva essere comunque riprocessato, però è morto innocente, questo è palese, Sì, perché lui è morto prima appunto è morto prima di essere sottoposto ad un processo di appello da celebrarsi a seguito dell'annullamento della sentenza di assoluzione da parte della Sì. Cassazione. Comunque lui è morto prima di questo. Quello che noi nel libro abbiamo cercato di costruire insieme alla mia collega amica Alessandra Severi è stata appunto nella tesi del master abbiamo deciso di fare questo lavoro sul mostro di Firenze. Quando abbiamo iniziato ad occuparci del caso, leggendo gli atti insieme agli avvocati occupati della difesa di Pietro Pacciani, a me è venuto subito in mente questo flop, perché dicevo, ma com'è possibile? Cioè, perché è stato condannato Pacciani? Perché leggendo, studiando tutto quello che appunto è il fascicolo, viene subito da pensare che, ma secondo me non è stato lui. È chiaro che io devo rispettare quelle sentenze, Vabbè, attenzione. certo. Quello che appunto ci aveva colpito era appunto questi 8-12 omicidi compiuti nell'arco di 17 anni, che sono dal 68 all'85. E soprattutto emerge appunto questo caso unico nella storia della criminologia, perché ci sono 8-12 omicidi firmati da una stessa arma e da medesime cartucce, un modus operandi riscontrabile in ogni delitto che si evolve psicologicamente nell'efferatezza, l'arco abbiamo detto di 17 anni, e con periodi di silenzio variabile e un'accelerazione nel 1981 con due delitti. Sì. Abbiamo lì in preparazione, appunto, che è stato evidente fin da subito da parte degli investigatori, perché si sono persi il posto, le prove, non si sono compiuti comunque accertamenti fondamentali sulle vittime, per esempio il gruppo sanguigno, per esempio, se ne vogliamo dire uno. Le indagini sono rimaste infruttuose a lungo e non si è creduto che potesse trattarsi di una persona comune, disturbata, forse malata. Il delitto del 1968, sospetto di un errore di valutazione che abbia dato via libera a colui che sarebbe diventato il mostro. Perché? A lungo nella testa di chi ha investigato tutto ruotava intorno all'equazione assassino uguale pregiudicato e la Procura di Firenze nel 1989 procedeva a selezionare 60 nominativi di persone, ridotte poi a 26 con riferimento temporale ad una settimana prima ed una dopo che avesse avuto disponibilità personale e capacità di commettere il delitto. Tra questi c'era Pietro Pacciani, il quale aveva subito una perquisizione a seguito di una lettera anonima. Sì.
Ma quello che manca in questo caso è sempre la prova di Gina, cioè il ritrovamento della pistola. A un certo punto, se proprio perso il contatto con la realtà dei fatti, il caso del mostro di Firenze è diventato un caso di pentitimi inattendibili, visionari, super testimoni che parlano con il diavolo, le sette. E come ogni mistero italiano, sono arrivati dei pistaggi, servizi segreti, giornalisti sospetti, pittori, maghi, prostitute, massoneria, investigatori. Sono entrati nell'inchiesta computer, poliziotti con esperienza internazionale, letture scientifiche, corsi specifici su serial killer negli Stati Uniti. Ovviamente quello anche che ci ha colpito è stato le caratteristiche dei delitti, delle analogie e le ricorrenze. Cioè noi abbiamo sempre unicità dell'arma assassina, sempre la solita pistola Beretta calibro 22. Nessuno ha saputo mai spiegare come sia potuta passare dal clan dei Sardi a Pietro Pacciani. Abbiamo due scatole di proiettili, Winchester calibro 21 serie H, in parte ramate, in parte piombo, provenienti da due scatole da 50 cartucce. Le vittime sono state colte in auto, la dinamica dell'uccisione è sempre la stessa, colpi prima sparati dall'esterno, poi dall'interno o comunque dopo l'introduzione dell'arma all'interno dell'abitacolo. La portiera destra è spalancata, il finestrino sinistro frantumato, modus operandi, eliminazione prima dell'uomo, poi della donna. Cinque volte l'assassino ha usato anche un coltello per colpire sia l'uomo che la donna. Quattro volte ha deturpato il corpo della donna strappandole il pube, due volte il seno sinistro. Nel 74 i luoghi di delitto sono quasi sempre a vicolo cieco, cioè sentieri chiusi, non di passaggio. Vi sono alcuni elementi ricorrenti, la presenza di un corso d'acqua, il traliccio della luce, il tabernacolo della Madonnina o un viale con una villa in un viale alberato. Sì. I sospettati. A un certo punto ci sono stati vari sospettati nel corso degli anni. Cinque persone sono state indagate come l'assassino: Enzo Spalletti, Francesco Vinci, Giovanni Mele e Pietro Mucciarini. Salvatore Vinci e alla fine Pietro Pacciani. Per il libro 68 invece un uomo è stato condannato in via definitiva, Stefano Mele, marito di Barbara Locci, la prima vittima. Alcuni personaggi entrati nella vicenda sono stati indicati solo come complici favoreggiatori, che sono Mario Bagne, Giancarlo Lotti e Fernando Pucci. Sono stati più famosi tra questi, condannati i primi due, non il terzo, il super testimone che incastrava i cosiddetti compagni di merende. E qui del mostro di Firenze diventerebbe unico su scala planetaria non solo 8 duplici omicidi, ma anche fatti in gruppo. E ultima ipotesi investigativa su commissione. Ecco. Quindi qui noi ci troviamo davanti appunto il mostro perfetto. Pacciani era un delinquente, un assassino, abusato delle figlie, ha avuto episodi di violenza nei loro confronti e nei confronti della moglie indicibili. Un mostro perfetto, ma non il mostro di Firenze. Come diciamo nel libro, ben 143 testimoni sono stati sapientemente mossi e riuniti ad una geniale strategia giuridica di indizi psicologici, quadro, poster, riviste pornografiche. E non sono serviti a fare indossare sapientemente un vestito cucito ad arte su Pietro Pacciani. Il vestito del 68 non è stato addossato a Pacciani. La ragione processuale è che c'era un colpevole accertato e che quindi, versione ufficiale, avrebbe dovuto aprirsi l'iter della revisione processuale. Esatto. Ma la questione è un'altra. Il vestito del 68 ha tutta l'aria di un premeditato, dove più persone partecipano. Il movente sembra essere la gelosia nei confronti di Barbara Locci. L'arma usata non fu mai trovata e risulta essere poi quella utilizzata dal mostro. Quindi un'arma che ha compiuto un delitto da ergastolo, chi la dà a qualcun altro? Quello che dico sempre anch'io, non è possibile che uno ha un'arma, uccide due persone e poi la dà in prestito, in regalo a terzi. Non credo sia umanamente possibile. Poi, a meno che non sia, come dicevamo l'altra volta al telefono, una sorta di organizzazione in stile banda della Magliana, tanto per citarne una, e allora il discorso cambierebbe. Altrimenti delle persone che eseguono un omicidio non danno la pistola ad altri. Assolutamente, ma io non la prenderei mai una pistola al fatto di non prenderla, ma soprattutto di non darla, perché se tu con questa pistola uccidi due persone e la dai a un'altra persona che magari va a fare una rapina e la prendono, questa persona si prende l'ergastolo, ma prima di prendere l'ergastolo, perché viene riconosciuta come arma di un delitto, viene a dire me l'ha data tal dei tali, e quindi te lo prendi anche te. Assolutamente, assolutamente. Quindi io
vorrei, ecco, che le persone proprio ragionassero su questo, su, proprio sul passaggio della pistola, sul fatto che questa, che l'arma non è mai stata ritrovata. Bisogna ragionare su questo. Noi non abbiamo l'arma, la prova Regina manca. A un certo punto, per la prova di Firenze è in palese difficoltà nel cercare di risolvere il caso e chiede aiuto all'FBI. Il 30 giugno del 1989 gli agenti di Quantico inviarono un dettagliato rapporto alla polizia italiana, spiegando che l'analisi finale è basata su probabilità, ma anche perché questi profili comportamentali si erano sempre dimostrati eccezionalmente utili nella soluzione dei casi. E per i super agenti americani non ci sono dubbi, il mostro ha sempre agito da solo, senza complici, non appartiene a clan o a sette. Deduzioni compatibili con la perizia poi del professor De Faccio. Quindi noi qui, ovviamente, è chiaro che leggendo tutte queste cose abbiamo detto, ma effettivamente, magari, cioè, perché immaginate, un gruppo di persone che compie un delitto del genere devono soffrire comunque della stessa patologia, se vogliamo, psichiatrica. Non è semplice che un gruppo agisca, no? E compia quello che ha fatto poi sulle vittime. Certo. Quindi, poi scusami se ti interrompo, ora a prescindere dal fatto che non, allora, omicidi di gruppo, a parte casi estremi negli Stati Uniti, ma qui si parla di masse, insomma, di uccisione anche di masse, io dico, possibile che tre persone, senza offendere nessuno, ovviamente di quel calibro, no? Sappiamo Lotti, sappiamo Vanni, certo, abbiano potuto creare una sorta di team, no? Se così lo vogliamo chiamare, per andare a fare determinate cose, lo vedo alquanto improbabile, cioè nel senso, l'intelligenza, l'abbiamo visto subito al processo, quando gli chiese, lei gli fece una domanda al Vanni, che non c'entrava niente con la risposta, lui disse, vabbè, io andavo a fare le merende col Pacciani, cioè già da lì si evince che la persona non poteva essere in grado di, come dire, di organizzare determinate cose, questo dal mio punto di vista ovviamente. Sì, perché diciamo che gli attacchi che possono sono stati classificati come omicidi per libidine, quindi l'assessore conosce abbastanza bene le zone in cui colpisce, certo, e deve aver avuto all'epoca 25-30 anni quando inizierà questa serie di aggressioni nel 1968, quindi ad oggi dobbiamo avere una sessantina d'anni, se vogliamo, un uomo di media intelligenza che ha completato i suoi studi secondari. Pacciani dal canto suo nel 68 aveva 43 anni, essendo nato nel 25, sì, quindi c'erano già comunque delle... L'età era già avanzata, non corrispondeva a... L'età già, assolutamente già avanzata, aveva superato con difficoltà la terza elementare, dopo aver vissuto solo durante gli anni in cui sono avvenuti questi assalti in un quartiere di bassa borghesia. Se non fosse vissuto da solo avrà risieduto con qualche membro della sua famiglia. Cioè, adesso non sappiamo bene, noi abbiamo cercato comunque di ricostruire un po' quello che era la storia di Pacciani, ma sul profilo del mostro che appunto è stato fatto dall'FBI non combacia sicuramente, non si adattano ai risultati investigativi della squadra antimostro, nonostante Ruggero Perugini si fosse specializzato anche all'Università di Quantico. Quindi diciamo che la perizia del professor De Faccio, poi l'FBI, cioè, non andava bene al risultati investigativi italiani. Quindi alla stregua delle modalità di fatti e della lettura scientifica in materia erano da escludersi sia l'azione di tipo collettivo sia l'azione di coppia, no? Quindi l'omicida appariva quindi essere stato last murder del suo statico sessuale, con desiderio sessuale ad orientamento eterosessuale, di sesso maschile, che agiva da solo, scegliendo i luoghi e le situazioni, ma non le vittime. Destrimane con destrezza semiprofessionale nell'uso dell'arma da taglio, con una conoscenza quantomeno dilettantistica dell'arma da fuoco, con un modo superante che aveva subito un progressivo perfezionamento anche nel tempo. Vabbè, certo. Okay, quindi poi noi nel libro abbiamo appunto parlato anche di serial killer, abbiamo tirato fuori varie teorie, però quello che appunto colpisce che ci sono stati più di 30 anni di inchieste, errori, falsi colpevoli, indizi, testimonianze, hanno creato intorno alla vicenda ben altro che un semplice interesse. Chiunque si sia interessato al mostro, come tuttora, con un po' di attenzione, conoscendo i luoghi, seguendo le vicende anche solo all'esterno, alla fine si è creato il proprio colpevole. Chi ha potuto ha indagato per conto proprio, poi ha portato risultati agli inquirenti, sono
raccolta di altissimi investigatori, perché appunto si sono creati questi scenari di seduzione, cioè chi parla di mandanti la festa, abbiamo il teorema dei compagni di merende, agli ordini di un numero ristretto di intoccabili e insospettabili personaggi, membri di un ordine esoterico, certo, dedicati a riti da celebrare con fiducia e le vittime. Perversioni condivise, soldi, tanti soldi, testimoni che raccontano di coinvolgimenti che nessuno può o ha l'interesse di far uscire allo scoperto, perché se esiste questa setta avrà anche dei membri, no? Certo, avrà questi membri e magari se riconosciuti il mostro avrà il suo finale di storia. Ma poi noi questo finale di storia lo vogliamo? Perché io a volte mi chiedo, vedendo insomma anche l'interesse su questo appunto, su questo caso, a volte vedo proprio persone che si credo che prima di parlare di questo caso, io mi rivolgo a chi ci ascolta o a chi vuole interessarsi del caso, di leggere attentamente gli atti, di cercare di non, anche quando ci confrontiamo su vari gruppi o capita, di avere un confronto costruttivo senza perché so benissimo che io ovviamente ho cercato di fare questa ricostruzione studiando per tanto tempo, nel libro abbiamo soltanto riportato quella che è la nostra tesi del master, non abbiamo messo tante cose che potevamo aggiungere perché è un libro, perché c'è tante persone che del caso si ricordano soltanto Pietro Pacciani, ma quindi era lui o non era lui. Noi con questa lettura, questo libricino, cerchiamo di coinvolgere il lettore in quello che è successo e di portarlo a riflettere. Sì, domanda. Non è che noi vogliamo mandare il messaggio, non era Pietro Pacciani, ma portiamo a una ricostruzione dei fatti, cercando di capire, cerchiamo di riflettere su questo caso. Sì, sì. Cioè, non dobbiamo fare i colpevolisti innocentisti, a noi questo non ci è mai interessato. Questo vorrei che fosse. Vilma, una domanda, scusami, visto che abbiamo rammentato il libro, no? Più di una volta, io, come ti dissi a tolta, non sono riuscito a trovarlo su Amazon. Esiste un posto online dove si può... Per ora no, perché noi abbiamo fatto soltanto due edizioni, però magari con Alessandra possiamo provare comunque, volevamo comunque farne un secondo, scriverne un secondo, ma per ampliare comunque un'altra serie di... E se qualcuno fosse 4. Interessato, tu avresti la possibilità di darlo? Qualche copia, sì, quindi sì. Possono contattarmi sulla mia pagina, cioè via Plot Criminologico, oppure dottoressa Vilma Ciocci, lo trovano. Sì, poi metto i link sotto nell'info box, sì. certo. Ok, vabbè, ci tenevo perché tanto poi arriva la domanda, ma il libro dove si trova, dove non si trova? Ho avuto difficoltà anch'io, infatti, io l'ho dovuto chiedere io alla dottoressa se me ne mandava uno, perché non c'era verso trovarlo. Cioè, l'avete ritirato all'editore, giusto? Mi pare che tu mi avessi detto in questo modo. Sì, nel senso, noi abbiamo pubblicato il 2014, due edizioni, quindi adesso siamo, sì, diciamo ritirato, sì. Bene, senti, volevo chiederti, ora visto che abbiamo parlato anche del 68, se ti va di rispondere a questa domanda. Allora, ovviamente già dal titolo del libro si capisce bene quale sia il tuo pensiero, che non è certo Pacciani & Company, e poi anche fino ad ora l'hai detto tra le righe, no? Almeno per quanto mi riguarda. Secondo te nel 68 può essere stato, non ti chiedo chi può essere stato perché probabilmente non lo sa nessuno, però io dico, a parte i partecipanti, no? Perché secondo me, come giustamente hai detto prima, erano più persone presenti quella sera, almeno dal mio punto di vista. Secondo te quella notte ha sparato proprio il mostro di Firenze oppure è successo qualcosa? Allora, io non credo al passaggio di mano perché sono totalmente d'accordo su quello che dici, è proprio la mia corrente di pensiero. Però secondo me, se non è stato uno delle persone che ha effettuato proprio l'omicidio, ma qualcuno molto vicino a loro. E secondo te cosa può essere successo? Se ti va di dirmelo, eh? Ma io stranamente su questo, sull'omicidio di Barbara Locci, penso che sia stato comunque il marito della donna, Stefano Mele, che è stato poi condannato a 16 anni di carcere. E il fatto appunto questa arma di delitto non è mai stata trovata, in una delle confessioni Mele dichiara di averla buttata. È chiaro che essendo un omicidio estremamente differente poi rispetto agli altri, quindi il modus operandi è proprio completamente differente, quindi per me è stato comunque il marito della Locci. Perché il 68
chiuso, cioè nel senso, penso proprio alla pista sarda. Ho capito, però allora se poi la pistola risulta essere stessa, Lo so, nel senso, sulla pistola appunto non è mai stata ritrovata, quindi sul passaggio io non credo assolutamente. Ma, non senso... allora se è stato, questo è, io cerco di fare l'avvocato del diavolo, se nella maniera più assoluta possa essere stato Stefano Mele, ricordiamo a tutti, probabilmente la maggior parte delle persone che ci ascolta lo sa, durante gli 8 duplici omicidi, almeno fino all'84, se non sbaglio, all'83, Stefano Mele era in carcere per pagare dell'omicidio della moglie, ecco, quindi, quindi boh, allora io sono, lo dico a chi mi conosce, sa come la penso, secondo me non è stato Stefano Mele, rispetto diciamo la condanna, ma non la condivido, secondo me è stato una delle persone che era in quel gruppo là e che poi secondo me ha continuato, però vabbè, sai, le idee sono opinabili. Ma sai perché, nel senso, è chiaro che dovremmo fare una puntata proprio sulla ricostruzione del 68. Ah, quando vuoi. Merita, cioè merita veramente, nel senso, nel vederlo comunque così differente, il modo superandi il mostro è stato così differente, perché non c'è stato, cioè, la dinamica, no? Certo. È diversa rispetto agli altri diritti. Però è chiaro che c'è questa problema della pistola. Di questo passaggio ne hanno parlato tutti, è pur vero che ci sono poi le persone che sostengono appunto che dietro il mostro di Firenze ci sia la, appunto, la pista sarda, anche se pensiamo al coltello, no? Molti parlano della pattana, del coltello, della pattata, ma come si chiama? Pattata. Appunto, mi scuso per l'imperfezione, no, praticamente appunto l'arma e il coltello, sì. Che potrebbe magari, no? Molti parlano di questo coltello che appunto che è stato utilizzato magari dal mostro anche per tagliare, certo, il seno. Io non mi sono molto interessata, cioè sul 68 ho seguito varie dinamiche, ho seguito, però non l'ho mai ricostruito bene, merita un'attenzione particolare perché probabilmente la chiave di lettura magari la troviamo con lì, soprattutto sull'arma. Dovremmo comunque confrontarci con chi si è interessato maggiormente sul 68 e cercare di studiarlo con attenzione, che non è semplice, perché comunque la chiave forse è lì, appunto la pistola. Ma secondo me, allora, come dicevi te, secondo me la chiave degli 8 duplici omicidi del mostro di Firenze, perché comunque secondo me anche il 68 è il primo, non so se poi ci fossero stati altri omicidi a Signia, bisognerebbe, come disse in un'intervista che io feci a Filastò, nessuno si è mai preoccupato di capire se nel periodo antecedente ci furono altri omicidi. Ma quello appunto ne parlavamo prima, appunto qui c'è stata proprio un'impreparazione, cioè proprio che degli investigatori è stato evidente subito, perché è chiaro che non erano pronti, cioè l'Italia non era assolutamente pronto a questo, esatto, caso. Dal punto di vista investigativo, perché è chiaro che si dovevano comunque fare più indagini e soprattutto appunto ricostruire se negli anni 50-60 c'erano stati omicidi simili, questo purtroppo non è stato fatto, cioè qui non si sono compiuti accertamenti fondamentali sulle vittime, figuriamoci se si poteva ricostruire, credo che proprio non lo so, cioè, no, ma poi veramente... Esatto, ma poi era anche, secondo me nessuno poteva mai immaginare che poi fino all'81 non è stato ricollegato il discorso della pistola con i duplici omicidi, perché nel 68 nessuno poteva pensare, aspetta un secondo che devo, scusate, questo è il bello della diretta, il cane che vuole uscire, e stavo dicendo, nessuno poteva pensare, che poi quella pistola nel 74 avrebbe ricolpito un'altra volta ai danni della Pettine Gentilcore. E poi fino all'81, tramite quella lettera che dicono, alcuni sono anche convinti che il cittadino amico, quello che ha diciamo detto di andare a guardare il processo di Perugia, perché se non sbaglio Mele era stato condannato a Perugia, e di ricollegare i bossoli con quelli degli omicidi, dell'omicidio del 68, e da lì poi è ripartito tutto. E poi ricordiamo che a coniare il mostro di Firenze fu il mio amico e compianto vario spezzi, vabbè, questa era, voleva solo essere una ricordanza. Quindi secondo me è tutto da studiare il 68, ma a tutt'oggi, perché molte cose sono ancora oscure. Prego, Viva, scusa che ti ho rubato un po'. No, esattamente, appunto, perché abbiamo già
detto, insomma, appunto c'è stato il fallimento dell'applicazione di ogni tecnica investigativa all'epoca, però possiamo sicuramente cercare attraverso il 68 magari di capire dove sta questa pistola, certo. Perché credo che non ci possiamo accontentare sicuramente di quello che ha detto Stefano Meli, che la pistola lui l'ha buttata. Dove l'hai buttata? Dov'è? Cioè nel senso... L'ha buttata, non l'ha buttata, perché poi palesemente viene utilizzata poi nei sensi... Cioè Meli dichiara di aver, lui ha dichiarato di averla buttata via. Io ricordo insomma che questa dichiarazione, sì, sì, nel Bingone, dichiara di averla buttata via. Prima tengo un po' quello della lettura degli atti. Però è chiaro che lì, fin dall'inizio, cioè un caso, ripeto, noi dobbiamo fare proprio una puntata con chi ha approfondito meglio il 68, preparare le domande, ragionare appunto sempre attraverso gli atti, perché io dico sempre che bisogna parlare di questo caso sempre con gli atti, non ci interessano poi deduzioni senza un richiamo scientifico, altrimenti facciamo lo stesso errore che già è stato fatto, no? Sì, certo. E quindi provare appunto a capire, perché anche lì io credo che insomma quando sono intervenuti all'epoca nel 68 ci sono stati errori da parte anche degli investigatori. Cioè, sembra sempre che non siamo qui a dire che sia stato un errore degli investigatori, ripeto, non erano pronti a questi diritti e quindi non avevamo proprio strumenti. Nel senso, esatto. Passiamo parlando di caso unico proprio della storia della criminologia italiana, europea e forse mondiale, ma è stato anche il fallimento appunto dell'applicazione di ogni tecnica investigativa, perché non eravamo solamente pronti, perché tutti in questo caso si sentono un po' criminologi, perché alla fine il caso riporta a dire no, ma qua appunto perché ci sono stati questi appunto questi fallimenti dell'investigazione, così a vedere il caso, perché poi alla fine il caso sembrerebbe poi risolto per la procura, attenzione, il caso poi cioè risolto, attenzione, non cerchiamo di non perderci, poi il caso risolto. È chiaro che però leggendo appunto chiunque si approccia sul fenomeno, leggendo gli atti, sentendo, intervistando tutte le persone che si sono occupate del caso, gli avvocati, è chiaro che vedendo poi Mario Vanni Facciani ti viene il dubbio. Ma anche nelle semplici ricostruzioni che abbiamo detto, insomma, sull'età, sul profilo che viene fatto soprattutto dagli americani, perché su Facciani non sia stata fatta una perizia, per esempio, mancano tante cose. Okay. Quindi è chiaro che porta chiunque si approccia a questo fenomeno a avere il suo mostro preferito, sì, ma in realtà non dobbiamo avere il nostro mostro preferito, perché qui ci sono proprio le vittime che non sono tuttora ad oggi. Questa teoria non piace ai familiari delle vittime, perché le vittime ci sono ancora, le vittime francesi che aspettano comunque di avere, sapere chi è stato. Quindi se anche loro pensano, non si sono accontentati di Pietro Facciani e dei compagni di merende, dobbiamo lì porci delle domande. Esatto. Però non bisogna continuare, secondo me, solo a dire, bisogna studiarlo con attenzione. Il 68, che sicuramente può darci tante chiavi di lettura, andrebbe approfondito bene e lì capire magari perché possiamo farlo anche a distanza di anni, perché qui parliamo che comunque all'inizio, l'ho detto, l'inchiesta avviata alla Procura di Firenze ha portato alla condanna in via definitiva di due uomini che sono appunto come autori materiali di almeno quattro duplici omicidi, che sono i cosiddetti, mancherebbero poi altri omicidi, mi sembra, gli altri chi sono stati? Cioè, proprio qui una confusione, no? Sì, lì è stata un'altra persona, un'altra pista, e quindi lui giustifica così la sentenza dicendo che per quattro duplici omicidi sono stati compagni di merende. E il resto ancora è da scoprire. Vabbè, è un'affermazione un po' birichina, no? Come si usa dire qua, però... io non voglio ovviamente parlare male di Giuttari, non voglio parlare male degli investigatori, perché è molto facile dire nel 68 non hanno fatto quello che dovevano fare. Ricordiamo che sono passati più di 50 anni e le tecniche investigative non erano sviluppate come sono adesso, come non saranno sviluppate fra 50 anni, cioè tra 50 anni saranno molto più sviluppate di adesso, e quindi andiamo sempre avanti col tempo. È inutile dire no, ma il rapporto Torrisi, perché è una cosa che viene detta spesso, no? Il rapporto Torrisi lascia il tempo che trova. No, secondo me no.
ci sono delle cose che andrebbero anche approfondite nel rapporto orizzontale. Questa è una mia idea, scusami. Assolutamente, perché appunto noi non dobbiamo poi sottovalutare appunto il clima gravissimo che si era creato poi in quegli anni, anche allarme prodotto nell'opinione pubblica dei diritti del mostro e anche l'enorme risonanza che questo ha avuto nei luoghi limitrofi, a quelli del rinvenimento anche dei cadaveri, cioè c'era una situazione veramente, credo che all'epoca chiunque, no? Cioè l'opinione pubblica, la società civile, cioè, ha bisogno comunque di sapere ma chi sono questi personaggi. È chiaro che molti hanno parlato appunto anche di un innamoramento della tesi sul caso di Pacciani, certo. E del fatto che sicuramente si tratti comunque di un errore giudiziario molto grave. Però purtroppo poi Pacciani è morto, però quello che a me ha colpito anche rivedendo in questo momento gli atti davanti, anche tutto ciò che non capisco tuttora ad oggi perché comunque la perizia appunto dell'FBI non sia stata presa così in considerazione, cioè perché la pista dell'uomo solitario non sia stata presa così in considerazione. Ma no, ma poi c'è anche una cosa che non torna tra le tante, no? Allora, la perizia dell'FBI dice che probabilmente il mostro di Firenze, il cosiddetto mostro di Firenze, era una persona impotente, giusto? Dimmi se sto sbagliando. Pacciani non era assolutamente impotente. Appunto. Cioè, ora, a prescindere che anche lì ci sarebbe da vedere tante cose sul fatto, la violenza sulle figlie, eccetera, eccetera, perché anche lì ci sorgono dei dubbi, scusami se lo dico, ma insomma questo sarebbe un capitolo a parte. Però Pacciani sappiamo benissimo che era una persona molto attiva sessualmente e come dire, in un'intervista appunto che io ho fatto a Cannella, che trovate anche su questo canale, lui dice chiaramente che le donne piacevano, non so se ti ricordi Wilma, quasi diciamo alla fine della sua vita, non ricordo poi l'anno, andò a trovarla una pornostar, sai bene, no? Sì, sì. E lui era molto interessato a questa, come dire, a questa avvenenza. Sì, la dettagli della gonna, credo che era molto entusiasta la gonna. Esatto, quindi cioè, non era un impotente come veniva descritto. Assolutamente, poi. Noi costano. Parliamo appunto. Esatto. Prego, continua. Il mostro poi, sempre dalla perizia, l'FBI, il mostro, appunto diceva, non dovrebbe essere sposato poiché non era in grado di sostenere relazioni di successo con donne della stessa età. Sì. E aggiungono un particolare di grande interesse: l'aggressore è una persona inadeguata e immatura sessualmente che ha avuto pochi contatti sessuali con donne della stessa età, okay. E potrebbe soffrire di una disfunzione sessuale, cosa che sappiamo che Pacciani non soffriva di questo. Anzi, ci voleva la camomilla. Sì, probabilmente il contrario, appunto. Esatto. Questo, però appunto sono appunto perizie, uno può prenderle, no? Cioè, non è verità oggettiva, però l'altezza poi ne vogliamo parlare? Sì, cioè, esatto, c'è anche il discorso. Appunto, l'altezza, c'è tutta una serie di, appunto sul profilo di Pacciani, col profilo del mostro di Firenze, insomma fatto dalla FBI comunque e anche dal professor De Fazio, comunque non regge. No, infatti. Quindi di lì è chiaro che a noi sono venuti tanti dubbi, però sembrerebbe appunto questo un mostro, si è creato un mostro in provetta. Certo. Oltre a parlare di accanimento investigativo, beh, probabilmente, ma io credo che comunque c'era l'emergenza comunque di dare una risposta, parliamo di indagini comunque dove si sono spesi tanti soldi, quindi a un certo punto bisognava dare un mostro, però questo mostro, cioè questa teoria dei compagni di merenda è veramente una teoria che non regge, soprattutto spiegare dal punto di vista criminologico e scientifico che più persone riescono, che hanno, sono riuscite a fare quello che hanno fatto sulle vittime, comunque dovrebbero soffrire la stessa patologia, esatto. Perché e soprattutto avrebbero lasciato a mio avviso anche più tracce sulla scena del delitto, cioè sappiamo che comunque più persone, più impronte, più tante cose, al di là che all'epoca comunque queste cose non sono state fatte, certo. Però avrebbero lasciato ovviamente più prove, più indizi, non lo so, poi non riesco a, cioè non. Sì, ci sono tante cose che non tornano, certo, poi vabbè, ci sono. Non tornano, non tornano.
informano proprio assolutamente. No, ci sono persone comunque, ma io parlo dell'opinione pubblica, no? Nel senso, io ti faccio un piccolo esempio, no? Che molti già sanno, che conoscono. Io frequento un bar qua vicino, no? Ogni tanto vado e una sera mi misi a parlare appunto del processo Vacciani, mostro di Firenze, e io dissi, guarda, Gianluca, io parliamo di, come dire, parliamo di certe cose, no? Ci sono, perché lo invitai in trasmissione, a guardare la trasmissione che fece con Dasi. E lui mi disse, vabbè, ma di cosa stiamo parlando? Ormai sono stati tutti condannati e ti pare che i giudici abbiano fatto condannato persone che non c'entrano niente? È possibile perché non sarebbe nella prima volta né nell'ultima, capisci? Cioè non è che tutte le persone che sono state condannate necessariamente erano colpevoli, la storia ci insegna questa cosa qua. Quindi le persone sono Assolutamente. convinte che siccome i giudici li hanno condannati, allora il problema non esiste più. Però attenzione, io ricordo anche il dottor Sferri, che è stato presidente della Corte d'Appello, che Certo. ha giudicato e assolto il Pacciani, e che io consiglio assolutamente di leggere il suo libro, Certo. chi non ha appunto la sentenza magari disponibile, e dalla serie, no, scusa, scusi, abbiamo sbagliato, sei innocente, no? Sì. A lui è successo, quindi alla fine c'è stato comunque in secondo grado questo. Poi è chiaro che, ripeto, comunque non è soddisfacente nemmeno l'ipotesi appunto dei compagni di merenda, Certo. perché mancherebbero appunto, ci sono dei diritti risolti allora. No, Comunque. no, vabbè, certo, io però ti volevo fare una domanda che faccio sempre a tutti, non era, come dire, prima di iniziare la registrazione avevamo deciso un po', diciamo, ora siamo andati abbastanza in modo lineare, però una domanda che comunque faccio a tutti riguardo a questo caso, tu che idea ti sei fatta poi alla fine? Per me è una persona solitaria, è un serial killer solitario. Come diceva lei, lo scrivo, giusto? Sì, Ah, per ok. me sì, nel senso che per me è un serial killer solitario che. Però anche qui c'è, cioè, nel senso, un'idea che è sotto un'idea, io non ho, No, ma stai certo, leggendo. ma Vilma l'aver già in tasca e credo che nessuno l'abbia ancora. Sì, Magari tra. diciamo che probabilmente mi ha convinto molto la perizia dell'FBI. Cioè, nel senso appunto per la loro preparazione, perché sappiamo in America, insomma, di serial killer ce ne sono Sì, no, tanti certo. casi. Quindi è chiaro che comunque leggendo quella perizia mi ha portato a riflettere anche appunto sulla comparazione, sul lavoro svolto da loro, un po' mi ha convinto, però Certo. nel senso non del tutto, perché è chiaro c'è il 68 che andrebbe sicuramente, al 68 dobbiamo iniziare lì, dovremmo comunque iniziare lì e dobbiamo capire questa pistola dove sta. Il Perché finché 68. non troviamo la prova regina, qui possiamo Esatto. parlare di tutto quello che vogliamo. Certo. Certo, sì, il Possiamo 68 dire. è il Eh punto sì. cardine di tutta la situazione, rimane il fatto che il discorso abbiamo fatto prima, che comunque è una pistola che ha già commesso due omicidi, perché era in due, non credo sia umanamente possibile, a meno che uno non sia un pazzo schizofrenico, darla a un'altra persona per compiere chissà cosa. Questa è appunto la chiave, no? Che mi sono chiesta anch'io, cioè, ma chi è che dà una pistola del genere, la passa ad un altro, ma chi la prende? Ma infatti, no, l'unica cosa che Il io. passaggio è questo, cioè, dobbiamo ragionare tantissimo su questo passaggio, Ma infatti. perché lì finché non si trova, cioè noi possiamo, voi potete trovare, cioè, anche il fatto del boss, le cose, sì, a casa di Pacciani, sì, ma mancava sempre l'arma, cioè questa pistola non si è mai Sì, trovata. ma certo, chiunque potrebbe averlo buttato lì. A Comunque. parte su questo, cioè, abbiamo già ampiamente Sì. abbastanza chiaro, ormai evidente, che alcune prove, insomma, il portasapone di Pacciani che cambia colore nel processo, quindi ne abbiamo viste, insomma, di lette di cose strane che sono accadute, però è chiaro che non possiamo fare un processo alle intenzioni delle persone. Vabbè, Cioè, non si può. sicuramente il processo alle intenzioni è stato fatto a Pietro Pacciani, quindi non per me lui. Cioè, una persona che ha commesso un omicidio, cioè una persona comunque che credo che nessuno, anche all'epoca, una persona del genere, anche sì, ha commesso dei delitti, sulle violenze di figlie io non posso dire molto, quindi aveva un profilo comunque abbastanza, molto poteva essere lui, però non so,
non è, cioè, per me, cioè, non è chiaro, cioè, per me non è stato leggere tutto e ricostruire il caso, per me posso tranquillamente no, dire no, ma sono è stato per me è stato sicuramente un innamoramento di una tesi, e quindi non sono d'accordo. Poi soprattutto, cioè, ripeto, non sulle lettere anche che Pacciani aveva spedito dal carcere, ma lui aveva la porta censurata pure meno. lo sapevo. E che arrivava la lettera. No, perché ogni tanto parlo, dico fuori, ci sono state, e appunto, come ho detto all'inizio, in quegli anni un interesse incredibile, investigatori, giornalisti, cioè, nel senso che chiaro che chiunque, sono stati usciti fuori delle fake news all'epoca, se vogliamo, no? In realtà che non erano fake news, adesso noi le chiamiamo fake news, ma all'epoca proprio notizie. È chiaro che ci sono stati. Mi chiedo a volte come mai io metto su Pietro Pacciani lettere e mi trovo tantissime lettere che trovo in rete, no? Che sono state pubblicate. Da qualche parte queste lettere sono uscite. Ah, beh, sì. Scusate, cioè non è uscite, ma sono uscite tantissime altre cose. Cioè, quelle lettere non è niente. Io credo che comunque uno si fa le domande per capire appunto l'interesse, perché sappiamo che anche i giornalisti che arrivavano sulla scena del delitto alzavano il telo, facevano le foto ai cadaveri, scusate. Sì. Cioè, ma siamo, cioè, ma di cosa stiamo parlando? Cosa stiamo parlando? Persone che fumavano lì vicino, lasciavano i mozziconi, ma sì. Vi rendete conto, cioè, di che cosa stiamo parlando qui? Che calpestavano anche la scena del delitto. Non sapevano proprio cosa fare, cioè isolare la scena. Cioè, è chiaro che poi ogni tanto esce fuori queste notizie, l'impronta, la cosa, ma di cosa stiamo parlando lì? Se noi vogliamo parlare, dobbiamo ragionare su. Appunto, manca la prova regina. Ragioniamo su questo. Cerchiamo di confrontarci a volte anche in casi su internet in maniera molto costruttiva e senza insultare nessuno possibilmente, e senza, perché io anche all'inizio ho visto anche un'altra intervista, cioè io sono massacrata a volte per aver detto delle cose senza motivo, poi io dico delle cose perché ho un riscontro di quello che dico. Certo. Cioè, non mi metto a studiare un caso poi per dire come penso anche te, no? Cioè, noi siamo qui, abbiamo un fascicolo, abbiamo studiato gli atti, e a volte uno si pone delle domande, ma bisogna sempre avere un riscontro. Cioè, perché io posso anche, non è che dico per me non è stato Pietro, io sono convinta che per me è stato, sicuramente voglio pensare che sia stato un serial killer solitario. Però c'è un riscontro, c'è un profilo dell'FBI, ci sono tutta una serie di cose che mi porterebbero a pensare a questo sicuramente, per me la comparazione tra il profilo di Pacciani e il mostro di Firenze, cioè, che fu pubblicata anche sul Corriere della Sera nel 96, cioè, è abbastanza evidente, cioè, di questo grafico, che appunto, qualcosa che non abbiamo detto, adesso ho qui il libro. Sappiamo che appunto la squadra antimostro è profilo della pista più difficile, quella dell'assenza di indizi, no? Sì. Perché poi qui, cioè, noi vediamo appunto la cultura, per esempio, Pacciani bassa e presunto mostro medio-alta. Pacciani era alto 1,64 m, il mostro di Firenze 1,80 m, 1,85 m. Sì. L'età, Pacciani 71, il mostro di Firenze 50-55. Pacciani sposato e il mostro presunto celibe senza prole. Poi la famiglia, Pacciani era un padre padrone, autoritario, aggressivo. Il presunto mostro, conflitti precoci nell'ambito dei rapporti con i genitori, in ciò risiede l'origine delle sue deviazioni sessuali. Poi abbiamo i traumi mai subiti, abbiamo l'omicidio del 51 del Pacciani, che non può essere considerato un trauma, poiché il soggetto aveva quasi 26 anni, si è trattato di un omicidio passionale d'amore, dell'onore, ricordate il diritto del 51 del Pacciani, mentre per il presunto mostro parliamo di conflitti precoci nell'ambito dei rapporti con i genitori, soprattutto con la madre, in ciò richiede l'origine delle sue disfunzioni sessuali, come per vendicarsi un torto subito. Quindi è chiaro che leggendo tutto questo mi ha portato a pensare, no? Al fatto di trovarmi comunque davanti, io mi sono immaginato questo serial killer con vari problemi, appunto, disfunzioni sessuali, con traumi, appunto, problemi con la madre. Quindi questo già c'è un riscontro. Cioè, ho capito, sì, ma no, stavo pensando, come dicevamo prima, al fatto del 68. Io, sai bene, no, che io, secondo me,
cioè io giro, rigiro, rimugino su questa cosa e poi alla fine vado sempre ad un nome solo. Ma no, ma perché? Perché io, vabbè, tu hai detto il tuo parere, mi piacerebbe dire anche il mio, nel senso, per me non è stato Stefano Mele a premere il grilletto. Allora, escludendo a prescindere che lui fosse lì, perché lui lì c'era, e se uno legge il rapporto Torrisi, si capisce Certo. perché ha detto delle cose che solo chi era lì poteva sapere. Poi ognuno può dire sì, ma le cose sono, questa, se studiate bene il caso, nel 68 torna tutto sul fatto che lui fosse lì. Allora, mettiamo caso che tutta la banda, no, avessero, diciamo, tra virgolette, incaricato un killer esterno. Ma secondo te, un killer professionista o a prescindere sia stato un malavitoso delle zone, eccetera, eccetera. E con quale coraggio va a fare un omicidio con un testimone lì? Cioè, io ti No. dico a te, Vilma, mi vai a uccidere, ora parlo per proposito ovviamente, mi vai a uccidere tale persona, però lì c'è un altro signore che guarda che tu faccia bene il tuo lavoro perché c'è anche un bambino di mezzo. Cioè, ritengo improbabile. Ripeto, no, non regge proprio, a meno che No. un killer, no, Appunto. Però c'è sempre il problema. Allora, non è stato nessuno di loro, d'accordo? È stato un killer solitario. Però, ripeto, come ti ho detto prima, Stefano Mele, ora non mi viene il nome, Stefano Mele ha raccontato, tra cui quanti colpi sono stati sparati, l'ha detto subito la sera stessa. E lui mi dice, ma è stato incuccato dagli inquirenti? No, perché non lo sapevano neanche loro. E il giorno dopo sono usciti sui giornali, perdonami, sei colpi. In realtà lui ne aveva fatti, ne aveva riferito che erano stati sparati 8. E dopo una settimana, quando hanno fatto l'autopsia, hanno dato ragione a lui. Quindi lui c'era. Chi glielo poteva aver detto a lui che erano stati sparati 8 colpi? Mistero. Come? Mistero. Quindi sarebbe da. Senti, Vilma, io devo dirti una cosa, mi duole dirtelo, ma il tempo a nostra disposizione è finito. Hai altre cose? So che avevi anche altre cose da dire. No, nel senso, no, io penso di aver detto Possiamo fare anche un po'. una puntata bis se vuoi, eh. Sì, no, mi piacerebbe fare una puntata bis con qualcuno che si è occupato appunto del 68 e così, cioè, nel senso io mi sono un po', nel delitto non l'ho studiato tantissimo, nel senso ho anch'io i miei dubbi che giustamente mi devo accontentare un po' a quello che è la sentenza del caso di chi è stato condannato per il delitto. Però mi farebbe piacere appunto confrontarmi e cercare di parlare un po' di questa, delle varie teorie sul passaggio di questa pistola, perché credo che sia interessante anche perché ci ascolta e magari vuole approfondire Certo. questo argomento, anche con spunti investigativi, come abbiamo fatto oggi, c'è cioè una scrittura scientifica, bisogna sempre approcciarci a questo caso, mi raccomando, chi ci ascolta sempre con letture scientifiche, senza, cercando di confrontarsi anche nei migliori modi possibili. Certo. Potremmo fare una puntata con Cannella, se tu sei d'accordo. Sì, io con Davide siamo amici, ci conosciamo da tantissimi anni, abbiamo fatto tante presentazioni insieme, Quindi lui quindi con piacere. del 68 che sia abbastanza esperto, insomma. Certo, penso proprio di sì. Infatti, non so, lui lo aspetta, lui è definito sui social come quello della pista sarda, perché poi ognuno ha la sua denominazione, cioè viene, come dire, inserito in una categoria. Dottoressa Ciacci è faccianista, come si chiamano? Mi chiamo faccianista, poi c'è la pista Ci sono sarda, i poi Vinciani, c'è la sì. pista sarda, ci In sono. realtà io sono una persona che continuo a studiare il caso e quindi spero che un giorno questo caso venga risolto. Certo, questo ci Mi farebbe lavoriamo molto tutti. piacere e sicuramente non potrà essere risolto attraverso i social, ma attraverso appunto investigazioni, spero appunto anche investigatori o altro si. Certo. Perché è importante, soprattutto per le vittime, per Va le bene. famiglie delle vittime, Sì, ma questa è una cosa sì. importante. Bisogna rispettare i morti e soprattutto merito alla verità, insomma, sia loro Sì, che i e per familiari. coloro e comunque i familiari, perché sono ancora purtroppo in attesa di una risposta, Esatto, quindi. esatto, esatto.
Beh, possiamo parlare. per... No, no, Sì. aspetta, bene, grazie a te che hai perso, tra virgolette, un'ora del tuo tempo, Ma grazie. con piacere, No, allora, con piacere. come dire, rinnovo l'invito, se vuoi possiamo anche settimana prossima, fra 2 settimane, insomma, quando avete tempo, si può fare una No, per conferenza con me... Davide, perché mi sembra che tu sia molto ferrata, ma io già lo sapevo, è inutile che ti faccio commenti, già sai cosa penso di te, quindi è inutile. Tra l'altro io ti vorrei chiedere anche, ma prima o poi mi manderai a quel paese, perché poi lo fanno tutti, perché io sono uno che chiede tanto. Prova a chiedere, io rispondo. Vorrei fare una puntata anche con Edoardo Marazzita, sempre sulla mafia. So che tu sei una grande studiosa anche del fenomeno mafioso, so che sei stata anche nei posti caldi, no? Diciamo. Sì, io mi occupo, soprattutto sì, ho fatto ricerche sul campo, sia sì, in Sicilia, mi occupo di, che sono cultore della materia anche all'Università di Catanzaro, quindi mi occupo di 'ndrangheta, insomma, mi occupo, facciamo ricerche sul campo e quindi con piacere. Vabbè. Poi anche sulla situazione di Roma, insomma, sappiamo la situazione delle mafie nel Lazio, Sì, quindi vabbè, sì, possiamo lì tra l'altro lì tranquillamente. a, ora non so come si è evoluta la situazione, però so che un po' di tempo fa, tra l'altro mi è saltata anche l'intervista con l'Accattone, e tu sai benissimo chi è, insomma. Quando vuoi possiamo fare una puntata con Sì, l'accattone. ha voglia, sì, ma io infatti sono ancora in trattativa, perché purtroppo anche lui mi ha detto, io l'ho sentito telefonicamente un paio di volte, è subissato da richieste, però mi ha messo ora, l'altra volta non ha potuto, l'8 novembre, perché dovevamo farla con Davide. Mi ha promesso che faremo, diciamo, una puntata tutti insieme. Io, se vuoi partecipare, più che volentieri. Insomma, Antonio, Non c'è ora a problema. prescindere dal passato criminale, lì non voglio toccare quel tasto, però adesso mi sembra che sia assolutamente cambiato del tutto, e quindi è una persona con cui si può parlare tranquillamente. Quindi possiamo farla senza problemi. Allora, Vilma, io Assolutamente. ti ringrazio infinitamente per essere stata con me al telefono. Rinnovo sempre l'invito di fare una puntata bis, perché quando ti ho detto che il tempo era scaduto, ho visto che mi hai detto va bene, come dire, ho da dire ancora tante altre cose. Io tranquillamente te le faccio dire, non c'è alcun problema. Ho Figa. detto già abbastanza, credo, per oggi può Vabbè, bastare. possiamo farne, facciamo un altro se vuoi. E Assolutamente, ti ringrazio a ringrazio. tutti gli ascoltatori che hanno ascoltato la premiere come tutti lunedì sera, almeno quasi tutti lunedì sera. Ricordo a tutti che c'è la possibilità, chi lo volesse fare in maniera volontaria, di poter donare 1 euro, 2 euro, 5 euro al mese per poter av andare avanti. Io il sito, il dominio, la scheda audio l'ho presa grazie ai contributi che tutti gli ascoltatori mi hanno fatto. Io vi ringrazio infinitamente. Se volete continuare, potete fare. Potete, allora, il libro di Vilma non si trova adesso sugli store online, ma se qualcuno è interessato a leggerlo può contattare direttamente l'autrice, vi metterò poi il link nell'info box e la contattate tramite mail. E che dire, grazie di nuovo, grazie Vilma, rimani lì al telefono, mi raccomando. Sì, grazie, grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori. Bene, buonanotte a tutti, ci sentiamo lunedì prossimo, buonanotte. Buonanotte.